Come sempre Arezzo Fiesole, calcio d'inizio è preceduto da un momento di beneficenza, questa volta un assegno consegnato dopo la messa all'asta della maglia del portiere dell'Arezzo, un assegno alla Lilt. L'Arezzo contro il Fiesole prevede il cambio in porta, torna Scarpelli tra i pali, poi gioca Quadrini dall'inizio con Rubechini che non era al meglio come sappiamo. Nel Fiesole parte dalla panchina Apeguta che ha segnato 5 gol in campionato. Si comincia subito con un calcio d'angolo per il Fiesole, colpo di testa da parte di Malcuori, gran parata del portiere Scarpelli, Fiesole subito in avanti, poi attenzione al cross, dentro e su sì di testa, poi Dierna si era trovato sulla traiettoria, niente da fare sulla mischia che si accende, Quadrini prende in mano la squadra, prova col sinistro, Quadrini e la parata del portiere Ivan. Ancora Quadrini sguscia via, nessuno lo contiene, parte dentro il pallone per Di Santo, corta respinta, Martinez prova la girata. Paga Ivan, poi Di Santo, ancora un cross, la palla che esce dall'aria, Carfor al volo e la palla è alta sopra la porta di Ivan, Arezzo che comincia a dominare, il Sussi, Martinez, non ci arriva, manca il pallone, ancora Martinez, ancora il Sussi, una sponda, Martinez può entrare in area di rigore, attenzione, l'intervento di Chini è calcio di rigore, dice Corona di Oristano, c'è anche il giallo per Chini, calcio di rigore, l'Arezzo che può sbloccare Conciliabolo, Carfora, Quadrini, Ivan va a chiedere forse qualche consiglio, si presenta Quadrini dal dischetto destro, rete, l'Arezzo in vantaggio dunque al 31esimo minuto, il primo gol in amaranto per Quadrini alla prima gara da titolare, fa gol dunque dal dischetto, la prima volta che un rigore non lo tira su sì, parte il cross ancora suo, Martinez, la palla in rete, l'azione iniziata da Quadrini, poi Tonetto, il cross per Martinez e c'è il gol del 2-0 per Martinez, è il secondo gol in campionato, 1-2 micidiale in due minuti, l'Arezzo dunque va sul 2-0 contro il Fiesole Caldine, siamo al 47esimo, Carfora, primo palo, c'è una respinta e Quadrini da due passi, mette la palla in rete per il 3-0, dunque partita già chiusa nel primo tempo con la doppietta di Quadrini, gol di Martinez 3-0, si va nel secondo tempo, c'è una giocata di Carfora, parte il cross, arriva e Sussi la mette sopra la traversa, ancora Quadrini lascia sul posto Chirici, dentro il pallone fuori, poi per Carfora il sinistro deviato sul fondo in calcio d'angolo, poi gran palla ancora di Quadrini per Sussi, può incrociare forse col sinistro, invece va sul primo palo esterno della rete, ancora un pallone stavolta per Di Santo, è lui che ci prova, è un tiro al bersaglio, la parata di Ivan, Fiesole che accusa il colpo psicologico, ancora qui una giocata, Carfora prova, non trattiene Ivan ed Sussi da due passi la mette alta, poi c'è il cambio, entra Idromila ed esce Di Santo, quindi Martinez fuori ed entra Bricca, subito Quadrini, Quadrini controllo col destro, Quadrini dentro il pallone, Idromela ha seguito l'azione, gran controllo di Idromela, si allarga e trova un gran gol Idromela, primo gol in amaranto in stagione anche per lui, qui un gol, una sua invenzione, gran palla di Quadrini anche questa volta, Carfora per Quadrini, gran controllo, lascia sul posto Chirici, lo disorienta e poi conclude, Ivan si oppone come può, poteva essere il pallone della tripletta per Quadrini, quindi c'è spazio anche per Invernizzi, esce Carfora, batte Quadrini, la punizione sopra la traversa, quindi è Sussi ancora dentro per Invernizzi che entra in aria, Invernizzi cerca il palo lungo, va sul primo palo, invece Ivan in qualche modo blocca, poi Quadrini da fermo, un lancio ancora per Invernizzi, controllo, sto di petto perfetto, poi prova un pallonetto, se la cava Ivan, seconda chance per Invernizzi che poi allarga sulla destra dove si sta centrando ancora Quadrini, poi la palla per Invernizzi, Invernizzi e la parata ancora di Ivan, quindi fischio finale, l'Arezzo batte 4-0 il Fiesole Caldine, inizio un po' così di difficoltà con l'occasione per il Fiesole, poi monologo e dominio assoluto dell'Arezzo che dunque può sorridere in vista della Coppa Italia.